Allora, quella che vedete è un'installazione che abbiamo creato di recente su una vecchia idea che ci portiamo dietro da tempo tramite l'associazione API, tutta dedicata alla paleoarte italiana. La paleoarte è il punto di contatto tra quello che è lo studio scientifico e la rappresentazione al grande pubblico di quelli che sono gli animali preistorici, anche perché molto spesso, visto da sottoscritto sia come disegnatore sia come spettatore, vedere le cose è tutta un'altra cosa. E di conseguenza, nel caso proprio della paleontologia, avere a disposizione delle immagini che accompagnano quelli che sono gli studi fatti dai paleontologi diventa assolutamente fondamentale. Nel caso specifico noi abbiamo messo insieme quelli che sono i rappresentanti della paleoarte italiana, quindi sono tutti illustratori italiani che rappresentano il mondo preistorico, quindi potrete vedere animali invertebrati, ovviamente i dinosauri non possono mancare, mammiferi, e tutta una serie di animali rappresentati con stili molto molto diversi tra di loro. Quindi vedete le parti più strettamente grafiche, che possono essere le ricostruzioni degli scheletri, poi ricostruzioni ambientali con varie tecniche, che possono essere quelle classiche a pennello, piuttosto che le rappresentazioni digitali, cosa che avviene oggigiorno nella stragrande maggioranza delle volte, o torniamo anche a rappresentazioni pittoriche, come può essere faccio un nome su tutti, Troco, che ha uno stile pittorico classico, quindi fa delle grosse tele dipinte a olio e che ricordano tantissimo i dipinti di Burian, sui quali noi ci si è formati ai tempi. E, devo dire che ci sono delle opere veramente bellissime, e qua c'è solo una piccola rappresentazione di quelle che è la produzione di ognuno di loro, e speriamo col tempo di allargarla sempre di più. E la cosa interessante è il fatto che, accompagnata a questa mostra adulta, abbiamo con noi un'altra piccola mostra che è stata istituita, che raccoglie tutte le immagini che sono state proposte per il concorso di paleoarte italiana, il primo concorso che è stato fatto dal Museo di Montevarchi, e di conseguenza abbiamo tutta una serie di opere fatte da giovani aspiranti illustratori. Dai più giovani, super giovanissimi, e quindi con disegni con tutta la loro ingenuità, ma anche la loro freschezza e grande forza in certi momenti, a illustratori che si sono dimostrati assolutamente validi, anche lì con rappresentazioni digitali, addirittura rappresentazioni 3D presentate come se fossero delle illustrazioni a tutti gli effetti. E anche qui è stato molto interessante vedere le tecniche che sono state utilizzate, perché istintivamente si cerca di andare verso il realistico, ma non sempre il realistico è la strada migliore, anche perché bisogna capire che tipo di pubblico uno vuole intercettare. E quindi ci sono cose anche molto grafiche, cose con stili tipo fumetto, manga. Quando si avrà l'opportunità di vederle tutte insieme è un bellissimo colpo d'occhio, e ripeto, abbiamo trovato delle mani estremamente interessanti, molto, molto capaci, disegni anche in bianco e nero, come Marzio citavamo prima, è praticamente l'unico in questo gruppo che disegna a tutti gli effetti in bianco e nero, che è un qualche cosa che magari, come dire, è un po' fuori dalla ricerca iperrealistica e fotografica nella quale si buttano tantissimi illustratori. E quello che è interessante è anche vedere il riscontro che hanno avuto alcuni illustratori anche in campo internazionale, perché molti di loro lavorano con
scienziati e strutture museali che offrono loro l'occasione di poter accompagnare le nuovi studi, nuove ricerche, nuovi animali con delle proprie illustrazioni. E questa cosa fa molto piacere perché vuol dire che c'è un bel movimento anche a livello italiano. Qua abbiamo fatto 3 postazioni, diciamo che un bel giro vi consente di avere un assaggio di quelle che sono le qualità che abbiamo a disposizione. Sono in ordine alfabetico, sono 3 isole e vi consiglio di darci un'occhiata perché qualche cosa di interessante può sempre saltare fuori. Creare un ambiente particolare. Qua non c'è disegno, qua sì. Per esempio invece c'è disegno, questo qui è un'immagine ricostruita dello stesso autore, voglio dire, altrimenti poi si hanno altre cose spettacolari. Ma non è computer questa? Com'è? Questa non è computerizzata? Sì, è tutto fatto in digitale, però si disegna anche in digitale, quindi... Con la pensi? Sì, esatto, perché magari ci sono delle scansioni, per esempio qui faccio delle ipotesi perché dovrei... bisognerebbe parlare con l'autore. Uno fa la scansione del cranio e poi grazie a Photoshop per esempio ricostruisce quello che è l'animale. Ovviamente potrebbero esserci anche dei passaggi ulteriori perché uno comincia a costruire tutta la muscolatura, poi aggiunge elementi fino ad arrivare a dare una ricostruzione. Oppure cose puramente pittoriche, questi sono dei bellissimi acquerelli che possono essere iperrealistici in questa maniera, invece molto dinamici, freschi e come questi. Fabio Fogliazza è stato ed è tuttora uno dei migliori illustratori italiani, e altrimenti qua torniamo su Massimo Demma e questi sono dei lavori minuziosissimi che mi ama. Personalmente sono tra le cose che mi piacciono di più in assoluto perché hai la ricostruzione grafico-schematica, che questo qui te lo devi guardare con microscopio, adesso non mi ricordo più come si chiama esattamente l'apparecchio che viene utilizzato, perché l'animale ha una testolina molto piccola, quindi ricostruisce tutta questa parte qua e poi si mette a disegnare ossicino per ossicino. E poi ci sono tantissimi altri modi poi di presentarsi. Oppure scultore, va bene, l'unica che si è presentata come scultrice è Maria Elena Mariotti che fa delle cose molto interessanti, molto particolari, a tratti molto divertenti, con materiali un po' particolari, adesso non mi ricordo più se è cartapesta o altre cose. Ecco, no, lei non gioca assolutamente sull'iperrealistico, fa delle cose con grande personalità e molto divertenti. Sante per esempio invece fa delle illustrazioni molto molto grafiche. Molti suoi disegni sono addirittura con la linea di contorno, è una scelta stilistica che ricorda molto i manga per esempio. E poi ecco, le cose tipiche che si vedono dell'utilizzo di Photoshop sono queste qua, l'effetto movimento che aiuta a dare un'ulteriore dinamica. Questo qui è un misto, è veramente geniale perché ha una capacità di... Lui è bravissimo a disegnare gli ambienti, infatti aveva fatto un sacco di dipinti sull'ambiente. E poi si è messo a disegnare anche gli animali e li mette nel loro ambiente naturale, cioè loro, questo qua te lo vedi così, tranquillo, esattamente così. C'è tutta una serie sulle ammoniti che è assolutamente spettacolare. No, ma quando... Cioè, mi fanno impazzire queste rappresentazioni perché veramente l'attenzione all'anatomia, io non conoscevo minimamente questo ambito, diciamo. E poi lui ha delle scelte, delle inventive particolari, lo riconosci subito perché ha sempre questi colori molto, molto caldi, scuri, ma preistorici, trasudano, come dire, umidità. So che mamma mi dà sempre questa sensazione qui. E Tocco mi fa impazzire veramente. Sì, sono fantastici. Poi ci sono altre cose più iperrealistiche, tendenti all'iperrealismo, come Franco Tempesta, piuttosto che altre cose più stile Marco Auditore.
Lucas, mi spiace che... sì, sono cose troppo vecchie queste qua. Perché Lucas ha fatto delle cose bellissime. Qui abbiamo Davide Bonadonna. Vedete le sue opere d'arte, ragazzi, è un artista ormai che conosciamo a livello, ha vinto numerosi premi a livello internazionale. Tiran, tu che sei un amante della paleoarte, qual è la tua opera di Davide preferita? Allora, abbiamo la fortuna, tra parentesi, che qui raffigurata c'è sicuramente la mia opera preferita di Bonadonna, The River of Giants, che naturalmente è una bella scena dell'Egitto, comunque del Nord Africa Cretaceo, che raffigura insomma due spinosauri in caccia a quei pesci. So che anche per te è molto rappresentativa e evocativa. Sì, a parte che c'è il mio dinosauro preferito, ma poi mi piace tantissimo proprio l'effetto che Davide ha messo nell'acqua. Vedete come il senso di dinamicità proprio dell'opera, certo, ragazzi, bellissima, certo, stupenda, certo, spettacolare. Poi la dinamicità è un plus che abbiamo, diciamo, dagli anni 70 in avanti per quanto riguarda la paleoarte, perché se dobbiamo ripercorrerla partendo all'indietro, quindi andando prima degli anni 70, spesso erano più statici, sì, lenti, dinosauri statici, sempre molto lenti, questo pesanti. A Robert Becker. Robert Becker, tra l'altro, sì, ha iniziato come paleoartista, lui faceva degli schizzi. Sì, faceva degli schizzi, sì, famosissimo, Deinonychus. Deinonychus, comunque, che era bello, molto bello. Poi invece si è avvalso però di Gregory Paul. Bravissimo, di Gregory Paul. Gregory Paul, che ha dato, diciamo, anche una dinamicità ai dinosauri importante. Tra l'altro Gregory Paul è stato, credo, il paleoartista che inizialmente ha suggerito, diciamo, i dinosauri di Jurassic Park. Sì, l'aspetto preliminare. Sì, l'aspetto, aveva vinto tipo un casting per partecipare a... Solo che dopo all'ultimo si è rifiutato. Sì, hanno preso Horner, Jack Horner, il consulente scientifico per tutte le creature di Jurassic Park. Doveva essere Gregory Paul il consulente di Jurassic Park. Sarebbe stato sicuramente molto... Forse si è rifiutato perché non è stato a compromessi Comunque qui ti volevo far notare... cioè, in una notte buia e tempestosa. Bello pure questo. Guardate anche il contrasto dei fulmini che brillano nell'oscurità, nelle tenebre, ragazzi. Perché poi questo era uno scenario, secondo me, non so se sei d'accordo, Tiran. Sì. Questo è uno scenario plausibile per l'epoca. Vedete, pioggia. Certo. Cielo scuro. Io mi piace molto Davide Bonadonna perché lui non sta solo attento alla riproduzione del dinosauro, ma anche proprio tutto il contesto. Certo. Spesso raffigura paludi, ambienti lacustri, bello, veramente. Sì, sì. Poi secondo me qui la fa comunque da padrone il fatto della caccia notturna, cioè comunque un animale di grossa taglia che caccia nel cuore della notte. Ma non solo quello, una cosa che è veramente impressionante nelle opere di Davide è che il protagonista principale è sempre contornato da moltissimi attori secondari che contribuiscono a dare un senso di pienezza all'immagine. Molta profondità e soprattutto sembrano quasi piccole scene di un film. Sì, sono d'accordo. Anche Giganti del Mesozoico, cioè, è bellissimo, se lo riesci a far vedere Dinorec, perché guardate ad esempio Giganti del Mesozoico, notate quanti dinosauri Davide è riuscito a rappresentare all'interno del disegno, vedete sullo sfondo. Certo, abbiamo pterosauri sullo sfondo, abbiamo il rospo gigante del Madagascar, abbiamo un Majangasaurus, un'immagine veramente piena, veramente completa. Io, un'altra immagine di Davide che mi fa impazzire, ma sono sicuro anche a te, The Good Houseman, bellissima. Bellissima. Infatti bellissima. Penso, copertina di National Geographic. Mamma mia, guarda i colori anche, proprio la loro stacco dei colori. Vivissimi. Dettaglio dell'occhio, le felci, guarda le foglie delle felci. È impressionante. Ragazzi, notate veramente il livello di dettaglio impressionante. Lui si... sono particolari i suoi disegni, molto belli. Tra l'altro si vede l'influenza un po' di Burian. Sì, sicuramente sì. Sì, sì. Non solo. Però ecco, su quella linea là, una linea molto realistica, diciamo, che si stacca un po' magari. Una tecnica che miscela un po' la, diciamo, il classico, il no? Il classico tradizionale. Si vede il tocco proprio, grafica, certo. Sì, sì. Un misto tra matita e computer grafica.
come c'è molto, ma allo stesso tempo poco da dire quando si guardano le opere di Davide, perché si rimane veramente senza parole. Qui vedete invece i diagrammi scheletrici di Marco Auditore, vedete che belle rappresentazioni, spesso questi paleoartisti come Davide Bonadonna si avvalgono anche del lavoro di specializzati come Marco Auditore, appunto, che grazie ai suoi diagrammi scheletrici riesce a dare le giuste proporzioni al dinosauro da riprodurre. Qui abbiamo, ragazzi, lo stand con Fabio Manucci, tra l'altro grande anche lui paleoartista. Grandissimo. E recentemente ha fatto i lavori per National Geographic. Non so se mi spiego, ragazzi, guardate che spettacolo. Allora, ne sentiremo parlare tantissimo, sì, di Fabio Manucci, sì, penso, sì, nel breve lungo periodo. Già le sue opere sono esposte ancora a quello di Genova, al Museo di Trento. Sì, sì. Qui abbiamo questo disegno fatto da Fabio Manucci di Scipionix Samniticus Ciro. E perché ha riprodotto, vedete, gli organi interni, questa è la sezione di Ciro, con colorati di colori diversi gli organi. Perché è stato uno dei dinosauri, se non il dinosauro più studiato al mondo. Simone Maganunco e Cristiano Dal Sasso, in memorie proprio su Scipionix Samniticus, descrivono questo dinosauro minuziosamente, perché è stato ritrovato, pensate, con all'interno, sul fossile praticamente, sulla lastra che è uscita fuori, hanno visto addirittura gli organi, ciò che lui mangiava, e si è preservato in maniera incredibile. Quindi Fabio Manucci, giustamente, guardate qua, anche l'ottimo lavoro. Qui invece di Fabio Manucci, ragazzi, abbiamo Besanosaurus Leptorhynchus, la modellazione digitale. Da poco Gabriele Bindellini ci ha fatto lo studio, il paper. Da questo lato abbiamo, secondo me, una riproduzione paleoartistica splendida. A, perché rappresenta la nostra nazione, l'Italia, in particolar modo la Sicilia. L'artista è Iurino, il nome dell'opera è La terra dei ciclopi, gli elefanti nani della Sicilia. Perché è stato messo questo suffisso, cioè la terra dei ciclopi? Perché quando venivano in epoche passate scoperti i crani degli elefanti nani in Sicilia, i nostri antenati li attribuivano ai ciclopi. Questo perché il cranio di elefante è naturalmente un buco centrale, che è l'attaccatura della proboscide. E quindi da lì tutte le leggende sul ciclope. Guardate Maria Elena, le opere di Maria Elena Mariotti, che fa praticamente, vedete lì, si porta a spasso i dinosauri. Fa opere bellissime, anche lei a grandezza naturale. Invece abbiamo Sante Mazzei, vedete l'artwork del Baryonyx, di Lofosauri, ragazzi, guardate che bella anche l'immagine del Casmosaurus al tramonto, bellissima. Bravo Sante. Renzo Zanetti, diciamo, questo spazio è davanti al Paleo Acquarium, che permette appunto l'esposizione anche di queste opere paleoartistiche. Guardate qua l'Edafosauro, bellissimo, guarda che bella vela con questo blu azzurro di Emiliano Troco. Magnifico questo Edafosauro, soprattutto come dici tu, per la vela azzurra, quindi probabilmente usata come display di riconoscimento, display sessuale. Ricordiamo che Edafosauro non è un dinosauro, nella storia paleoartistica viene spesso raffigurato insieme a Dimetrodonte, entrambi insomma con la vela, famosissimi, ma queste nuove rappresentazioni si spingono veramente a dei livelli di arte notevoli, e qui vediamo non solo la colorazione della vela, ma perfino una punzonatura continua lungo ogni spina neurale, sì, ogni propulsione neurale. Qui invece abbiamo la Patosaurus Luise, guarda che bella pure questa. Bellissima, bellissima. Cosa che mi fa impazzire sono tutti i piccoli pterosauri. Sì, i rettili volanti che gli stanno volando intorno al collo, cosa plausibile tra l'altro. Guarda il display anche della coda a frusta. Qua invece lo spazio dedicato a Lucas Panzarin, mi premeva molto questa bella raffigurazione di Lucas, mi ricorda un po' i triceratopi di Eofauna, no? Cryptic e dominant, quando c'è qualcosa, magari l'Eofauna si è ispirata proprio a quest'opera di Lucas Panzarin.